La cosa positiva è che quella sedia che viene lasciata libera e piano piano si riempie. Certo che un po' di maretta, segretario, in giro c'è. Non è il mare calmo che il Nocchiero si immaginava, no? Sì, come sappiamo, per navigare al meglio serve un vento che gonfi le vele, e quindi è quello che sta accadendo. Noi abbiamo fatto un percorso, questo percorso è sugli ideali e sui valori e sul progetto politico e su un programma condiviso tra varie forze. Abbiamo lasciato una sedia libera sul palco con l'idea di invitare chiunque ritenesse di condividere questo patto avanti che presentiamo oggi a partecipare, e pian piano si sta riempendo con realtà della sanità che si organizzano, con Demos che si aggiunge e sono convinto anche con altre forze che nel prossimo periodo verranno a far parte di questa grande alleanza, un'alleanza per le città e per la regione. Qual è il significato di questo patto, quindi? Il significato è prima di tutto stare tutti insieme, che è una piccola rivoluzione in politica, soprattutto a sinistra. E la seconda è che si sta insieme sul progetto, non sui nomi. Logicamente i nomi vengono scelti per interpretare al meglio il programma con un profilo adatto. E questi nomi sono arrivati? Questo nome è arrivato finalmente? I nomi sono tanti, perché sono tanti comuni al voto e noi li sceglieremo tutti insieme. Subito dopo la conferenza stampa di presentazione ci sarà una riunione dei livelli comunali e regionali per sciogliere alcuni nodi, e confidiamo che entro oggi, soprattutto Perugia, avremo delle buone notizie. Un patto avanti si ritrova per una conferenza stampa prima di entrare in conclave, come dice Tommaso Bori, per trovare la quadra sui candidati, soprattutto quello di Perugia e poi degli altri centri che sono chiamati al voto. Si ritrova la conferenza stampa aggiungendo un posto a quelli che già sono gli amici di un patto avanti. Si aggiunge anche Demos e si va avanti con stilare il programma, un programma che è stato presentato alla sala di Palazzo Cesarone, la sala partecipazione. La salute è un diritto che va garantita ad ogni persona, basta con le vite precarie, tutti devono poter accedere a un lavoro stabile, ridurre le disuguaglianze attraverso il welfare e l'inclusione sociale per la diffusione del benessere sociale ed economico. E poi nessuna discriminazione, sradicare la cultura della violenza e della prevaricazione senza alcuna distinzione, rimuovendo le barriere culturali. Un tetto per ogni persona. Ad ogni persona spetta una casa per sé e la propria famiglia, l'accesso ad un alloggio dignitoso e adeguato alla propria condizione umana. Studiare ed essere liberi. Il diritto allo studio è il primo strumento di emancipazione individuale. Basta vittime da disastri climatici. Le conseguenze già attuali della crisi climatica impongono di riprogettare la nostra regione abitando in una nuova dimensione. Poi stop al caro energia. Il riappropriarsi delle piazze, la sicurezza e la vivibilità delle nostre comunità, che deve essere garantita. Coltivare l'Umbria. Ecco, la nostra identità e il nostro territorio sono una risorsa primaria. Lo strumento di pace, con l'Umbria che, ricordando Capitini e San Francesco, fonda le sue radici nella pace. Il controllo pubblico sui beni comuni. E poi la cultura, che deve essere valore aggiunto insieme allo sport per socialità e salute. Superare l'isolamento. Ogni cittadino deve poter studiare, lavorare e vivere il tempo libero. E l'ultima annotazione per l'Umbria dei territori, una regione policentrica dove ogni comunità ha pari dignità nelle scelte. Questo per riassunto il programma di Un Patto Avanti, ampio, plurale e tuo. Un programma presentato per poter ragionare. E poi tutti di Patto Avanti
si riuniscono nella sede del PD in Piazza della Repubblica perché c'è il conclave e si aspettano finalmente i nomi.